Buonasera, benvenuti a Lux in Tenebris. Questa sera vi portiamo a visitare le miniere di Brusson. Siamo a circa 1700 metri di quota, alle nostre spalle uno degli ingressi. Giancarlo, queste miniere erano famose per l'oro nativo. Sicuramente questa è una delle miniere più famose per ciò che concerne il discorso dell'oro nelle Alpi occidentali. Bisogna partire dal presupposto che intorno al Monte Rosa c'è una specie di fascia, no? Dove si riscontra più frequentemente l'oro, sia in paragenesi, quindi un oro che si trova mischiato tra virgolette ad altri minerali, no? Oppure l'oro nativo, quindi l'oro da solo come metallo nobile, ecco, all'interno della gamma. In questa miniera noi troviamo il minerale oggetto di sfruttamento, quindi l'oro, allo stato nativo. Allo stato nativo quindi è il minerale che si trova da solo, che non deve essere separato da altre, diciamo, da altri minerali. È abbastanza una rarità, la miniera di Brusson presenta oro nativo in una quantità notevolissima. Anche lei in paragenesi, perché lo si trova anche misto ai solfuri, però in prevalenza come oro nativo. E poche altre miniere di questa fascia intorno al Monte Rosa hanno presentato oro nativo. Per esempio la miniera dei Cani in Valle Anzasca presentava anche lei oro nativo. Bene, questo ne fa una miniera molto importante, non solo da un punto di vista di rendita economica, ma anche come, per esempio, particolarità del metallo. Ci troviamo all'imbocco più alto della miniera di Chamusera, quello che veniva chiamato il Pozzo Maggiore. Il Pozzo Maggiore è stato iniziato nel 1903 e nel giro di praticamente un anno, a dicembre dello stesso anno, praticamente era quasi arrivato a congiungersi con il fornello, quindi con la galleria in rimonta praticamente che tendeva a congiungersi con lui. È una galleria, un ingrottamento diciamo, che è stato scavato nella parte più ricca del filone. Del pozzo vero e proprio originario ormai rimane solo la parte iniziale, quella che c'è alle mie spalle. Ci troviamo pochi metri sotto all'affioramento del filone Fenia, quindi nella parte alta della Ruppe. Quindi siamo poco distante dall'imbocco del Pozzo Maggiore e abbiamo un esempio di quello che è rimasto del filone Fenia, quello che è stato lasciato in posto per ragioni minerarie. In effetti non si può asportare totalmente il filone, questo per garantire una certa stabilità alla miniera, quindi al futuro, bisogna pensare anche al futuro della miniera. Bene, questo è il filone, quindi si vede, ci sono anche la presenza diciamo di ossidi di ferro, di limonite, no? Quindi presenza anche di solfuri, di pirite aurifera, e vedete che lo spessore è limitato praticamente a una quarantina di centimetri in questa zona. Il filone aveva una potenza che aumentava anche in certe situazioni, quindi localmente era anche maggiore. E l'asportazione del filone avveniva per tutto quello che era possibile. Non bisogna dimenticare che queste erano le zone di filone più ricche in assoluto. Vedremo poi quando passerà al livello 3, li vedremo dal basso, diciamo, queste coltivazioni le vedremo dal basso. Thank you.
questa è una delle comunicazioni in rimonta che esistevano tra i vari livelli. In questo caso siamo a livello 3, quello più alto, quindi era una comunicazione che noi avevamo con la zona del Pozzo Maggiore. È visibile nelle parti laterali la presenza ancora del filone ancora in posto, che doveva essere lasciato per garantire la stabilità della miniera. Sotto di me si può vedere quello che rimane di una delle varie comunicazioni che c'era, che esistevano fra i vari livelli. Queste comunicazioni erano più o meno inclinate a seconda dell'inclinazione del filone stesso e permettevano sia il gettito dei materiali di ripiena del minerale non ricco, erano spesso e volentieri delimitate da delle ripiene. Le ripiene erano realizzate in muri a secco, a volte sostenuti da puntelli, da legname anche. Le ripiene sono una parte fondamentale di questa miniera perché servivano per sostenere la volta in maniera tale che i lastroni, la scistosità della roccia stessa, non permettesse a questi lastroni di staccarsi e chiaramente cadere. Parlando della miniera di Brusson, è opportuno ricordare qualche cosa sulla sua storia. È una miniera diversa rispetto alla maggior parte delle altre che si trovano in Valle d'Aosta, perché la sua storia è relativamente recente. La miniera venne scoperta alla fine del XIX secolo. Siamo intorno al 1899, quando la società svizzera, la Société des Mines de Levanson, cominciava a fare delle ricerche abbinate a quelle che stava già facendo nella zona di Chalon-Saint-Anselme, di Arba, anche nei filoni della rupe di Chamusera. I filoni della rupe di Chamusera erano estremamente ricchi e questo uscì subito nei primi scavi. Infatti iniziarono nel 1900 i primi lavori di ingrottamento con i livelli, i primi livelli, il cosiddetto livello 1, 2 e 3, che sono stati appunto i primi intestati, diciamo, dagli svizzeri. C'è stato poi nel 1902 il passaggio alla società inglese, la The Evanson Gold Mining Company Limited, che è quella che ha effettivamente sfruttato nella maniera maggiore la miniera. Ecco, qui ci troviamo davanti al livello 1 Feniglia, l'imbocco del livello forse principale di quelli che hanno interessato appunto il filone Feniglia. È uno dei primi livelli che sono stati realizzati prima dagli iniziati dalla società svizzera e proseguiti poi e completati dagli inglesi. Da questo livello, che si può considerare un pochino come il livello base, perché le gallerie sono state numerate a partire da questo livello. Quindi questo è il livello 1 e salendo troviamo i livelli 2 e 3, quello che abbiamo visto prima. A scendere da qui esisteva quello che era stato inizialmente denominato livello 0, che poi è diventato il livello numero 4, che aveva un imbocco estremamente disagevole e per tale ragione era stato temporaneamente sospeso e il suo scavo. Abbiamo quindi il livello 4, 5, 6, fino al livello 7, che era quello più basso di carreggio, da cui partiva poi il minerale con una teleferica che scendeva fino in località Pontei. Questo è il filone Feniglia, che fa così, questo è il filone Speranza, che sta sotto, no? Allora, i livelli sono Pozzo Maggiore, un livello, 2, anzi 3, 2, 1, no? 4, 5, 6, 7. Lo sfruttamento da parte degli inglesi si è protratto praticamente dal 1902 all'inizio della concessione praticamente fino al 1907-1908.
Poi vicissitudini varie hanno fatto abbandonare i lavori. Piccoli tentativi di sfruttamento da parte di altri concessionari che però non sono approdati a niente di utile, e nel 1937 inizia una seconda parentesi di sfruttamento della miniera da parte del commendator Rivetti di Torino. E questa parentesi non sfrutta più tanto il filone Feniglia, ma inizia a sfruttare un nuovo filone, il filone Speranza, che si trova a letto rispetto al filone Feniglia di alcune decine di metri. Bene, arriviamo fino al 1951 e in questo caso viene di nuovo abbandonata la miniera un'ultima fase di sfruttamento peraltro limitato si ha con una concessione che viene rilasciata a Filippa di Gressonei che assieme ai suoi soci, in particolare Florindo Bitossi, fanno dei piccoli lavori di sfruttamento. Cessata la loro attività, la miniera viene definitivamente abbandonata e allo stato attuale è come la vediamo noi ai giorni nostri. Giancarlo, siamo davanti all'ingresso 1 bis, potremmo dire, no? Sì, praticamente S1. Possiamo quasi chiamarlo in effetti l'1 bis. Sì. Anche perché è il livello 1 del filone Speranza. Okay. Non siamo più nel filone Feniglia, quello estremamente ricco, ma siamo passati in quel filone parallelo che sta a letto. Ricco anche questo, perché il commendator Rivetti, che è quello che ha scavato di più, è riuscito a estrarre diverse decine di chilogrammi d'oro. Quindi si parla effettivamente di un filone ricco anche lì. In realtà questo livello attraversa una zona, diciamo, poco mineralizzata, quasi in traverso banco, per arrivare nella zona effettivamente scavata del filone. I 7 livelli funzionavano tutti contemporaneamente nelle varie epoche o erano stati potenziati? Quelli che sono stati sfruttati di più e erano i più ricchi, quello, il famoso gradino C del filone Feniglia, che si trovava sopra il livello 3, erano dei livelli che sono stati sfruttati in un periodo iniziale. Man mano che questi venivano esauriti si scendeva con delle discenderie e dei livelli in modo da poterlo sfruttare sia da sopra che da sotto, diciamo, il pezzo di filone che c'era. Gli operai quando uscivano dalla miniera venivano perquisiti, per così dire, per controllare che non portassero via, sì, materiale. Ci sono stati dei periodi dove effettivamente c'erano dei furti e allora hanno, diciamo, adottato questo sistema e in particolare facevano molta attenzione ai pezzi di minerale ricco, quindi di quarzo ricchi d'oro. Questi non seguivano lo stesso tragitto del minerale normale che veniva poi macinato e diciamo lavato giù nella cosiddetta laveria. Ecco, questi venivano raccolti in sacchi e portati con il mulo a valle. Qui abbiamo praticamente incontrato una zona dove il filone cominciava a acquistare una potenza maggiore, infatti vediamo che il suo spessore aumenta. Sono presenti diramazioni varie, ma quello è abbastanza normale in questi filoni. Bene, in queste zone allora i minatori iniziavano una coltivazione sia in salita che in discesa, quindi si dice in termine tecnico in rimonta o in discenderia, no? Per sfruttare veramente il filone, quindi non per avvicinarsi, diciamo, alle zone ricche, ma proprio per iniziare lo sfruttamento vero e proprio. Siamo al piazzale antistante l'imbocco del livello numero 7.
il livello più basso del filone Fenilia. In realtà questa zona era molto importante non tanto per quello che riguarda il discorso del livello, anzi diciamo che il livello 7 è uno dei pochi livelli dove non è mai stato incontrato l'oro a livello nativo. Era importante per un'altra ragione. Qui veniva convogliato tutto il minerale che proveniva dai livelli superiori. Inizialmente era dal livello 1 che la teleferica portava il minerale fino all'officina di Pontei. Successivamente il tutto è stato spostato più in basso, a quota 1550, cioè all'imbocco del livello numero 7. Su questo piazzale non c'era solo la partenza della stazione di partenza della teleferica, ma c'erano anche tutti i compressori, c'era la cabina di trasformazione con l'alimentazione elettrica per il funzionamento dei compressori, e quindi era un pochino il fulcro della miniera. La teleferica superava un dislivello, aveva una lunghezza superiore ai 500 metri e superava un dislivello intorno ai 360 metri. Quindi era un'opera di una certa consistenza. Su questo piazzale arrivavano anche un piano inclinato che partiva dall'imbocco del livello numero 6 e una teleferica che partiva dai piazzali antistanti il livello 1. Ed infine il famoso livello 7, questo è l'ingresso. Questa è la galleria rimasta più lunga di tutto il sistema minerario. Sì, questa era la galleria più lunga in assoluto, anche perché non si limitava semplicemente a fare a interessare il filone Fenilia, ma c'è una parte terminale che era una galleria di esplorazione. In più era stato anche studiato un tentativo di traverso banco per andare a interessare in profondità il filone Speranza, che poi non è stato portato a compimento, un progetto rimasto. Quindi c'è solo un tratto iniziale di galleria in traverso banco. Quindi risulta quindi la più lunga di tutta la miniera. Comunque tutti gli ingressi, tutte le gallerie, anche quelle sopra, erano tutte comunicanti, per cui da sopra si poteva attraversare la montagna e uscire da qua, e viceversa. Dal pozzo maggiore che abbiamo visto all'inizio si poteva passare sempre tutto all'interno della montagna e arrivare fino al livello 7 e anche in una zona più bassa. Siamo entrati nel livello 7 e siamo in un posto un po' particolare, in coincidenza con la prima comunicazione con il livello 6. Questa comunicazione in realtà ha una storia un po' particolare, perché la prima parte, quella superiore, meno inclinata, siamo intorno ai 23 gradi, è stata quella iniziale per seguire il filone, quindi in una fase di esplorazione del filone. Quando poi si è resa necessaria invece una seconda fase, cioè quella di trasporto del minerale interno alle gallerie, è stato necessario creare un secondo imbocco, quindi una seconda galleria inferiore, che è una galleria che porta, dopo alcune decine di metri, alla base del fornello, che era stato scavato questa volta in una maniera molto più verticale, in maniera a permettere al minerale di arrivare giù per caduta direttamente nella tramoggia e quindi venire caricato poi sui carrellini della Decoville che lo portavano all'esterno. Il tracciamento delle gallerie era un'operazione non così semplice. Uno dei sistemi che veniva adottato era quello di piantare dei picchetti in legno a metà sulla mezzeria della galleria, appendere un filo a piombo e traguardare fra un picchetto e l'altro, in maniera tale da avere la direzione giusta e poter proseguire l'avanzamento nella direzione voluta. Se no era facile anche deviare anche solo i pochi gradi e poi non raggiungere l'obiettivo prefissato. Tutti i livelli
nel Fidone Feniglia erano comunicanti fra loro con quelle che venivano chiamate prima, seconda, terza comunicazione. Bene, questa è la seconda comunicazione che si ha fra il livello 7 e il livello 6. È una comunicazione che è ancora rimasta praticamente allo stato originale, infatti da questa non sono state, diciamo, sono stati iniziati dei lavori laterali per lo sfruttamento del filone. Quindi è ancora una comunicazione originale. Giancarlo, ci sono tracce evidenti di crolli, le ripiene stanno su per miracolo. Per miracolo. Vogliamo ricordare comunque che le miniere sono ambienti pericolosi, ostili e soprattutto che l'esplorazione e diciamo, l'ingresso all'interno delle miniere è comunque formalmente vietato. Sì, l'ingresso in miniera senza una chiara cognizione di causa è sicuramente andare a cercarsi le grane. Le miniere sono dei luoghi pericolosi già quando sono in attività, infatti ci sono dei regolamenti ben precisi a livello di polizia mineraria con norme specifiche per rispettare la sicurezza, e nonostante questo si verificavano parecchi infortuni nelle miniere, ma a maggior ragione quando sono state abbandonate. Il sotterraneo, quando è sottoposto a manutenzione, viene costantemente mantenuto in condizioni di relativa sicurezza. Quando invece viene abbandonato, automaticamente tutte le opere che erano state fatte, quadri in legno, ripiene, eccetera, vanno incontro a un degrado dovuto al tempo. Questo ne causa il crollo, causa l'instabilità del sotterraneo. In più ci sono altri problemi, per esempio la caduta di materiale nei fornelli, nei pozzi, la caduta stessa di persone nei pozzi, perché questi a volte non sono poi così evidenti come sembrano. Queste sono le infinite ragioni per cui non è sconsigliabile, ma è proprio da vietare l'ingresso in sotterraneo, se non in condizioni particolari e per ragioni ben precise, ecco, per esempio ragioni per lavoro, eccetera. Però sono delle situazioni che sono particolari e vanno chiaramente normate. A questo punto l'esplorazione del livello 7 abbiamo dovuto interromperla proprio per il crollo di una ripiena che impedisce quindi l'esplorazione delle ultime due zone di galleria che erano quelle in traverso banco per raggiungere la base del filone Speranza e quella di esplorazione nella zona ricca invece di calcare. A questo punto potremmo chiudere. Sì, direi che questa puntata di Lux in Tenebris finisce qua. Vi ringraziamo. Buonasera.